Certified Origins è nata dall'intuizione di due grandi gruppi cooperativi toscani dell'olio, con una fortissima vocazione all'export. Stati Uniti in primis, ma anche Cina e Messico, sono tra i mercati più promettenti. La certificazione di filiera è uno dei punti di forza del gruppo toscano. Ai microfoni di EFA News, Giovanni Quaratesi, Head of Corporate Global Affairs di Certified Origins, ha illustrato nei dettagli il progetto imprenditoriale. C'è stata una crescita molto naturale, non derivata da strane acquisizioni o operazioni particolari, semplicemente due grandi cooperative di produttori toscani, di olio toscano, si sono messe insieme e hanno cominciato a esportare olio IGP toscano, in particolare negli Stati Uniti. Hanno fatto questa operazione grazie a un partner estero e così è nata praticamente l'idea di Certified Origins. Mentre le cooperative, diciamo, per statuto sono obbligate e tenute giustamente a vendere solo l'olio dei soci, quando, diciamo, si è creata l'opportunità, si è visto il bisogno di oli tracciabili autentici all'estero, le cooperative hanno colto l'opportunità e hanno creato Certified Origins come società commerciale separata dalle cooperative, proprio per permettere di cominciare a vendere anche olio italiano e così via. E da lì l'azienda ha continuato a crescere. Ora abbiamo un ufficio nello stato di New York, un ufficio e una sede anche in Spagna, rimane comunque la sede centrale a Braccagni, nel Grossetano, in Toscana, in Maremma, e abbiamo un ufficio commerciale anche in Cina e uno in Messico. Siamo in procinto di inaugurare uno stabilimento anche di imbottigliamento in Virginia, negli Stati Uniti. Noi come Certified Origin siamo un'azienda commerciale con una fortissima vocazione estera, quindi non andiamo ad affiancarci o a sovrapporci ai nostri soci e le cooperative sul mercato italiano, quindi le cooperative continuano a svolgere le loro operazioni in maniera completamente indipendente e Certified ha lo scopo di commercializzare quello, diciamo, che c'è in più verso l'estero. È proprio una scelta aziendale per evitare di andare a creare frizioni inutili sul mercato italiano. Una volta che si entra su mercati come grandi come quelli degli Stati Uniti, in Nord America, con le campagne che ci sono, diciamo, di oscillazione in Italia, ovviamente per essere un leader del settore dobbiamo anche offrire oli di altre origini. Questo però non toglie che siamo sempre molto motivati a promuovere il prodotto italiano, 100% italiano, che è uno dei nostri prodotti di punta e rimane uno dei nostri prodotti di punta e una cosa che non cambierà, e anche tutto un range di DOP e IGP, in primis il toscano, ma parliamo anche di IGP Sicilia, Val di Mazzara e così via. Siamo un'azienda, come dice il nome, Certified Origins, origini certificate, quindi noi quando ci muoviamo, quando ci presentiamo a un cliente estero, insistiamo tantissimo sulla trasparenza dell'origine, e anche quando facciamo prodotti di altri paesi non diciamo facciamo giochi con marchi o cose, il prodotto è quello. Siamo anche, ci rimane anche abbastanza facile essere molto trasparenti perché siamo un'azienda a vocazione private label, cioè facciamo a marchio terzi, pur essendo proprietari di alcuni marchi di nostra proprietà come il marchio Bellucci, che è un 100% italiano di alta gamma, sì. Non abbiamo, diciamo, un marchio internazionale forte che ci interessa promuovere, quindi puntiamo tutto sulla trasparenza e su mantenere ottime relazioni con i nostri clienti, spiegandogli filo per segno da dove viene il prodotto e dimostrandolo attraverso certificazioni, tecnologia e così via. Noi abbiamo diversi programmi e progetti tutti a servizio della trasparenza della filiera, ne cito alcuni. Un programma molto impegnativo e anche costoso, mi permetto di dire, a livello di tempo e risorse, è quello della ISO 22005, che è una certificazione di filiera fatta da un ente terzo, quindi noi abbiamo ingaggiato un ente controllore esterno in maniera volontaria, quindi non ci obbliga nessuno a farlo, e gli abbiamo dato in mano la mappa di tutti i nostri fornitori, intermediari, tutti, diciamo, gli snodi critici della nostra filiera, e gli abbiamo chiesto di monitorarla continuamente negli anni. Non è una certificazione rara da trovare, però è molto più comune nelle piccole aziende. Cioè io ho un'azienda, magari ho il mio terreno, il mio infrantoio, il mio impianto, e quindi dimostro che faccio tutto io. Nel nostro caso è un po' eccezionale come lavoro e complesso da mantenere in piedi, perché abbiamo ovviamente per necessità una filiera che ci porta ad acquistare in Sicilia, in Puglia e così via. E questo è un progetto. Un altro progetto è che è, diciamo, più sul lato tecnologico. Certificazione è ambiziosa, ma comunque, diciamo, un approccio tradizionale. Abbiamo anche un approccio più tecnologico, che è quello della tracciabilità su base blockchain, cioè
Noi abbiamo sempre avuto la nostra tracciabilità interna, quindi i nostri sistemi di tracciabilità gestionali interni all'azienda li abbiamo sempre mantenuti. Per aggiungere un livello di trasparenza ulteriore, abbiamo messo queste documentazioni su una blockchain, che non è altro che un registro digitale, dove ogni attore coinvolto in questo registro è proprietario, è responsabile di una parte solamente, ma ha accesso a tutte, diciamo, le pagine di questo registro, e in caso qualcuno faccia qualcosa che salta all'occhio, automaticamente tutti gli attori sono in grado di vedere quello che è successo e quindi possono fare varie verifiche di controllo. Credo che la blockchain sull'olio sia un ottimo diciamo approccio per dare ancora più solidità a un sistema di tracciabilità esistente. Non è ovviamente una bacchetta magica dove un'azienda, se non ha un sistema di tracciabilità in piedi, poi automaticamente con una blockchain si ritrova con un sistema di tracciabilità, perché la blockchain va appoggiata su un sistema di tracciabilità esistente che poi va spiegato a tutti gli attori, e tutti gli attori devono contribuire in maniera attiva. Vedo negli Stati Uniti un crescente interesse su questo tipo di tracciabilità, per adesso sulla filiera del pesce, quindi inscatolati e anche salmone, insomma i pesci, quello, gamberi, tonno e salmone, che sono, diciamo, i prodotti di punta, e vedo che ci sono aziende che si stanno muovendo in quella direzione. Sull'olio, che io sappia, anche noi siamo stati tra i primi e tuttora rimaniamo, insomma, tra i pochi. E la terza tipologia di investimento e ricerca, in questo caso si parla di scienza, che abbiamo messo in gioco da circa 10 anni, spero di non sbagliare la data, ma è con un programma di collaborazione scientifica, e attraverso un programma di collaborazione scientifica con l'Università del Salento, guidata da un dipartimento guidato dal professor Fanizzi, che grazie alla collaborazione con Certified Origins sta costruendo un database basato sulla tecnologia NMR, la risonanza magnetica nucleare, chiamiamolo un album di fotografia degli isotopi degli oli di oliva che Certified Origins tratta, per creare un album, un database privato che poi noi possiamo utilizzare per verificare l'autenticità di altri eventuali che poi oli che andremo a comprare o che metteremo sul mercato o che troviamo già sul mercato. In questo caso specifico i nostri interessi sono due con questa ricerca dell'NMR. Uno è di applicare la ricerca dell'NMR a filiere più piccole come quella dell'IGP toscano, per dare ancora più valore all'IGP toscano. Essendo un prodotto molto imitato nel mondo, tuttora spuntano marchi toscani che in Europa non è, grazie alla legge LGP e LDOP, non è facile, è quasi impossibile, diciamo, copiare il toscano, ma dove le LGP e LDOP non sono riconosciute, come negli Stati Uniti, ognuno può fare quello che vuole. C'è un marchio, si chiama Sogno Toscano, hanno dei bellissimi bar e caffè a New York e vendono prodotti con scritto Sogno Toscano, che però giustamente non sempre sono toscani, ma è legale, è un prodotto, una cosa assolutamente legale. Sì, interessante. E questo è un obiettivo. Il secondo è che, dimostrando al mondo e anche al governo italiano che l'NMR è una tecnologia che funziona, di poterla, diciamo, la nostra proposta è che magari un giorno il governo accetti questo tipo di tecnologia per appunto dimostrare l'origine almeno dei nostri oli. La società è impegnata anche in un'importante attività educational sull'olio. Ultima iniziativa, il lancio di un podcast in collaborazione con Cora Media. Abbiamo lanciato un podcast con Cora Media, specifico verticale sull'olio, pur non avendo, diciamo, una presenza commerciale in Italia, però ci piace fare cultura dell'olio e promuovere nel mondo la conoscenza dell'olio extravergine, spiegarlo bene. Il progetto del podcast l'abbiamo fatto con Cora Media e le 4 puntate. E l'ultima puntata è uscita venerdì scorso, quindi è un progetto freschissimo, ha richiesto un bel po' di lavoro a livello di contenuti, ma è stato molto piacevole. Cora Media si è rivelato un ottimo partner, e penso, insomma, spero che sia l'inizio poi di anche altre operazioni di questo tipo.